Finalmente è arrivato il mio nuovo shop online, www.xyuder.it, dove troverai i miei gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, www.xyuder.it. E adesso, video! E allora finalmente ragazzi siamo arrivati alla nuova season di Clash. L'hanno chiamata Crociera Royale e in questa nuova stagione la carta potenziata è il pescatore. Una carta molto molto interessante che potrebbe essere inserita in alcuni deck. Il pescatore è veramente fastidioso, soprattutto per i tank, perché grabba la truppa che vede per prima, la trascina a sé e ovviamente la va a picchiare. Questo si può utilizzare soprattutto per portare al centro della propria area di gioco le truppe avversarie ed essere quindi agganciate dalle varie torri. Tanta tanta roba. Io vorrei riscuotere subito intanto il mio premio del deposito bonus, bam, 11.500 e un millaccio così di gold che ti viene dato. Poi prenderemo anche il pass battaglia, ma abbiamo degli altri premi da riscuotere. Intanto andiamo subito a richiedere le nostre carte. Beh, io non ho carte importanti da richiedere. Andiamo con l'arciere pirotecnico giusto nel chill per evitare... Ah, i risultati finali. Siamo arrivati primi con 54.750 punti e iniziano i giorni di allenamento per la nuova, come si chiama, le nuove sfide. Qui c'è il pass royale, ci recuperiamo il nostro baulazzo d'oro, la nostra borsa d'oro da 1.500. Voglio vedere un pochettino, vi ricordo sempre 5.99 per il pass royale. Abbiamo la sfida salto nel tempo, quella dove si torna alle origini. Torna alle origini con Royal Retro. Crea un mazzo usando le prime 66 carte rilasciate su Clash. Io un deck, sinceramente, ce l'ho in mente. Ed è un classicone. Moschettiere, Hog Rider, Mini Pekka, Fireball, Zap. Gli ficchiamo dentro anche il tronco, Mago di Ghiaccio. Non abbiamo i mascalzoni in difesa, che costano 5, giocherei il bocciatore in difesa. Vediamo un pochettino se con questo deck si va alla grande nella Retro Royale contro Guppy Pro dei Punch Boar. Ma io potrei tranquillamente aprire con un moschino. Lui apre con una Tesla, attenzione. Giocata molto difensiva la sua. Noi non abbiamo nessuna fretta, siamo nel chill più totale. Intanto vi ricordo ragazzi, se vi piacciono i video di Clash Royale, non dimenticate di lasciare un bel like. Mi raccomando ragazzi, like, importantissimo. Bam, arriva intanto la Mega Fireball, riusciamo anche a farci il suo stregone di fuoco, torre che va a 1.472. Attenzione perché lui potrebbe riaprire con un attacco a destra quasi sicuramente. Io preparo uno stregone di ghiaccio per dare fastidio, ma sono già pronto con il bocciatore. Sembra che non abbia intenzione di fare un attacco, invece eccolo lì, Mini Pack anche per lui. Non andiamo a giocare il bocciatore subito, ma supportiamo con un moschettiere. Si può andare direttamente tutto sinistra con l'Hog Rider. Lui gioca la Tesla, esattamente, è quello che doveva fare. Noi abbiamo nel chill il tronco, possiamo senza nessun problema sbruciacchiare tutti i suoi scheletrini, anzi sotterrarli con il tronco. Un bel colpo del moschettiere che entra e va a tirare ben 3 hit. Torre portata a 8.57. Bocciatore per andare a dare fastidio all'Hog Rider. Un altro. Potevo tirarlo un pochettino meglio il bocciatore. Ok, con 3 hit toglie l'Hog Rider. Subiamo però un po' di danno. Attenzione, non demordiamo. Lasciamo caricare l'Elisir. Lui potrebbe mettere sopra un peccone. Deck molto violento il suo, ragazzi. Lui gioca peccone e Mini Pekka. Potremmo regalargli un attimo l'Hog Rider. Pensavo non lo agganciasse sinceramente. Però va bene così, lui è un po' esagerato secondo me qua, giocando anche la Tesla. E possiamo fare una fantastica ripartenza. Pronta la zap per gli scheletrini. Fireball. Pronta la zap. La zap non è... Non va tirata. E qua attenzione, bocciatore davanti con lo stregone di ghiaccio. Counteriamo tutti e due. Ripartiamo noi con il nostro Grider. Lui è obbligato a giocare scheletrini. Non li gioca. Gioca il peccone. Attenzione perché il peccone non può
fare molto con questo Grider che gli scappa via. Ne tira due di hit, torre praticamente andata giù con il tronco. Di nuovo il moschettiere, attenzione, mini pecca, super interessante, giocato per lui nel tentativo di un disperato attacco sul lato destro della mia area di gioco. Con una zap lo tiriamo giù, è una bella fireball nella torre centrale. Arrivederci man, have a nice day, let's go, la prima va. Questo potrebbe essere un deck che potreste utilizzare anche voi, ragazzi. Io direi che prima di fare un'altra partita, tanto ci guadagniamo un bellissimo gettone comune, andiamo ad aprire qualche ricompensa, cabbo. Abbiamo ricompense importanti, 250 jolly comuni nel chill, un gettone epico che utilizzerei per chiedere le furie per potenziare poi il mio main deck, 25 jolly rari, 5000 di gold, molto bene, 25 jolly ancora rari, ma a me non servono perché ho tutte le rare praticamente maxate, e di nuovo un gettone comune per lo scambio, 5 jolly epici che invece sono super comodi per la mia furia, 7500 di gold, altri 5 gettoni epici, molto molto bene, e siamo fermi a 5721. Io metterei una richiesta di scambio, diciamo che per una furia posso dare anche carte non proprio bellissime. Dai, acchiappatevi queste. Dai, vi sto chiedendo una furia, non sto chiedendo chissà che cosa. E qui potremo utilizzare invece i 22 jolly epici che abbiamo. Portiamo a 146 su 200 le furie. Interessante. Abbiamo dei jolly leggendari? Sapete che non me lo ricordo? Non abbiamo degli artefatti leggendari. Andiamo a fare il secondo match. Vediamo come va. Contro Safi e Zatollah. Non conosciamo. Del clan Yalhainal. Clan molto famoso nell'Iran medio orientale. Allora, vediamo di andare avanti. Lui gioca di nuovo apertura con il mago di fuoco, che io pallafocherei personalmente con una certa importanza. Qui era ovvio che lui giocasse un mini tank sul ponte, noi non abbiamo nessun problema, possiamo toglierli. Ok, questo è un problema un po' più grande, ma in realtà facciamo così. Vediamo se il Valkyrie aggancia. Il Valkyrie non aggancia, peccato. Ripartiamo, pensavo di fare un pochettino meglio. Mini pack per lui, potrebbe non giocare con le strutture. Bocciatore davanti per andare poi a togliere il suo mini pack, fantastico il bocciatore, che potrebbe essere una bella gatta da pelare. Vediamo se riusciamo anche a gelare lo Grider insieme al bocciatore, riesce comunque a tirare le hit. O Grider che è sempre super cattivo quando entra. 1600 la mia torre, 2026 la sua torre. Potevo anche pallafuocare nuovamente, qua forse è un errore mio non farlo. Teniamo per il prossimo suo attacco. Entra col Valchirione. Non deve loccare il mini? Sì, non lo prende il non deve loccare il moschettiere, volevo dire. Ok, possiamo ripartire. Dovrebbe giocare gli scheletrini sul ponte, eh? Andiamo adesso. Vediamo come la gioca. Ed infatti eccoli qui. Scheletrini sul ponte, ma eravamo pronti. Zappati, ah, le guardiole. Brutte le guardiole, brutte le guardiole. Purtroppo veniamo taggati anche dalla sua torre. Ma ci riusciamo a riportare in una situazione abbastanza comoda. Perfetto. 1687 la sua, 1356 la mia. Devo essere pronto per un suo doppio attacco. Grader mini pack, quindi gioco il... Mi aspettavo qualcosa di simile, attenzione. Di nuovo bocciatore che deve tankare log. Magari una hit sola... sì, una hit sola, abbiamo tankato molto bene. E io sinceramente partirei. Sinceramente io partirei. Non posso purtroppo andare in predict. Il mago elettrico. Non posso usare la zap. 987. Adesso sì invece, adesso sì invece. Mamma mia ragazzi, il bocciatore, che fastidio. Un altro bocciatore, vediamo se lo spostiamo. Mago di ghiaccio di nuovo, è un doppio mago di ghiaccio. E un bocciatore, andiamo a zappare tutti i suoi scheletrini che danno solo fastidio. Ci stiamo rimettendo in una buona posizione, attenzione. Bocciatore di nuovo. Non dovrebbe avere ancora gli scheletrini, ma io faccio un predict ugualmente per le guardie, che infatti arriva. 315. Fireball. Pronto a chiudere di nuovo. Va giù la tower. Andiamo a stopparlo. Il suo Grider nella morsa dei miei bocciatori. E direi che ci portiamo a casa anche la seconda partita della Retro Royale. Tanta roba, io questo deck ragazzi ve lo consiglio perché devo dire che tiene bene, tiene bene.
Spero che vi sia piaciuto, ragazzi, questo video di Clash Royale. Mi raccomando, un bel pollicione in su, intanto lol, mi arrivano anche le 10 furie. Noi ci vediamo sempre qui, ovviamente, al prossimo video e in live sulla piattaforma Viola. Ciao!